Fausto, da quanti anni è che siamo sposati? Io e te? Cameriere. Qui c'è qualcosa che brucia, eh? Era roastbeef, era. Possibile che dopo 3 anni di istituto alberghiero ancora non è in grado di cucinare un pezzo di carne? Che altro talento ho io, mamma? Yeah, I am, baby. C'è questo che uguale a Marco. Uguale. Quello è Marco. E cosa fa? E che fa uno in un film porno? Cosa fa? Ah! Ciao a tutti da AC News. Vediamo il trailer di oggi e subito dopo le notizie di cinema. Nostro figlio ha il coso più grande che io abbia mai visto. Cos'è che è ereditario, vero? E comunque non l'hai preso da me! Io ce l'ho normale! Vero, Luci? Normale. Normale è una parola grossa. Buongiorno, capo. Deve essere una replica del Dottor House. Come la vedi sta Federica? Ma secondo te lo sa, eh? Io devo stare calma dopo quello che hai fatto tu a casa mia! Ma vaffanculo! Ora mi incazzo, eh? Ho la... Cosa fai tu? Cazzo fai, oh. Cosa fai tu? No, siamo quasi con suoceri. Diamoci del tuo, Fausto! Molto bella questa casa, eh? Grazie. È una casa da cinema. E che fai? Questo è il divano del porno. Ah. Sei tu che hai voluto fermarti a pranzo. Sembra che mi guarda. Che mi guardi, congiuntivo. Ma è colloquiale. Assaggiare del cacciatorino. No. Ma avere un pisello grosso non è un talento, Marco. E poi vorrei sapere, la gente e gli altri, che piacere ne ricavano? È stato un anno impegnativo per l'attore britannico Idris Elba. Dopo aver vinto un Golden Globe per la serie della BBC, Luther, ha preso parte a Pacific Rim di Guillermo del Toro, a Prometheus, il thriller horror di Ridley Scott, e per ultimo a Ghost Rider, Spirit of Vengeance. Adesso però ha deciso di interpretare un ruolo del tutto diverso, che lui stesso ha definito il grande progetto dell'anno, ovvero recitare la parte dell'anti-apartheid attivista e presidente del Sudafrica, Nelson Mandela. Il film sulla biografia di Mandela è ripreso dal libro scritto da lui stesso, Il lungo cammino verso la libertà. Christian Bale, dopo aver concluso la saga di Christopher Nolan su Batman, è in trattative per il ruolo principale in Out of the Furnace, dal regista di Crazy Heart, Scott Cooper. Il progetto è iniziato nel 2008 con la sceneggiatura di Brad Inglesby, che lo aveva da principio intitolato The Low Dweller. Viggo Mortensen dovrebbe essere il principale antagonista, invece per il ruolo del fratello di Bale sono indecisi fra Casey Affleck, Garrett Hedlund, Taylor Kitsch e Channing Tatum. Le riprese dovrebbero partire quest'autunno, quando Bale sarà libero per promuovere The Dark Knight Rises. E per oggi è tutto. A prestissimo con un nuovo trailer da AC News.